Ciao belli, oggi, beh, non avete idea. Facciamo il pane con la P maiuscola senza lievitazione. È strabuono, profuma di cocco, è perfetto per una merenda, per la colazione, per quando avete voglia di mangiarvi qualcosa da 10 lode, una pausa da 10 lode. Ci potete mettere sopra quello che volete, anche perché non è troppo dolce, quindi potete arricchirlo un sacco con quello veramente che volete. Ed è strafacile, ovviamente lo impastate e lo infornate subito. Io lo amo da quando l'ho scoperto. Vi spiego tutti i passaggi adesso, che sono a pochi ovviamente, e da quando lo cominciate a fare fino a quando lo potete servire passeranno al massimo 40 minuti, tanto per farvi capire, e è un pane fatto in casa. Andiamo! Per fare questo pane dovremo miscelare a parte le parti liquide e le parti solide e poi amalgameremo il tutto per ottenere l'impasto. Condividete questo video se volete che anche gli altri scoprano questa ricetta, oppure se volete che gli altri facciano questa ricetta per voi, e mettete like se vi va di sostenere il canale. In una padellina versiamo la granella di cocco, che è quella sorta di farina, no? Un pochino più grossolana. Meglio tostare, perché vi assicuro il cocco tostato è 10 volte meglio rispetto al cocco così naturale. Questa ricetta, come potete vedere, è gentilmente sponsorizzata da Coro, che è un'azienda pazzesca. In questa ricetta poi vedrete anche altri prodotti loro, perché non hanno solo la farina di cocco ma ne hanno una miriade, grandissima qualità. La cosa che adoro di Coro è che ha una varietà di prodotti che non si trovano praticamente da nessuna parte, che invece nello shop troverete. Vi farete ingolosire da tutta la varietà di frutta secca che hanno, dolcificanti naturali, caffè, creme spalmabili, cioè una roba incredibile. Abbiamo anche un codice sconto del 5% che possiamo usare e ve lo lascio scritto qua sotto in descrizione, nell'info box insomma. La granella di cocco adesso, come potete vedere, è tostata, teniamola da parte. Ora prendiamo tutti i liquidi e li sciogliamo, cioè li scaldiamo un pochino nello stesso padellino in cui abbiamo fatto tostare la granella di cocco, va benone. Allora prendete latte di cocco e lattina, acqua, zucchero e pizzico di sale, non saranno liquidi però almeno così si sciolgono molto più facilmente, e olio di cocco, fiamma molto bassa, continuando a mescolare fino a quando l'olio di cocco si è proprio sciolto, un po' di vaniglia se vi piace. Poi versate questo composto in una ciotola e attendete che si intiepidisca molto bene, che risulti quasi freddo, insomma a temperatura ambiente. In una ciotola mescoliamo farina con il lievito per dolci istantaneo, quello che si usa di solito per le torte, mescoliamo e aggiungiamo queste polveri nel composto liquido e noterete proprio che si formerà l'impasto, un impasto abbastanza morbido, si asciugherà ancora un pochino quando aggiungerete la farina di cocco. Continuate ad amalgamare sempre con il cucchiaio, non farete assolutamente fatica. Trasferite questo composto in uno stampo da plum cake, va benissimo anche in un altro stampo in realtà, però insomma quello da plum cake è carino. Il mio aveva le dimensioni di 25 per la lunghezza e mi pare 11 di larghezza. Ovviamente prima carta forno, che così siete super certi che l'impasto si stacchi. Appiattite un pochino il composto aiutandovi con una mano bagnata e poi ci mettete sopra magari dei fiocchi di avena, o come nel mio caso Coro ha questi fiocchi pazzeschi con 4 cereali diversi integrali, e poi un pochino di semi di girasole. Questi qua addirittura sono germinati, quindi proprio air top. Cottura in forno, zona centrale, in forno preriscaldato ovviamente, 190 gradi, modalità statica, per circa 35, 40, anche 45 minuti in base alla potenza del vostro forno. E poi una volta pronto lasciatelo un attimino intiepidire veramente per poco nello stampo e poi potete sfornarlo, potete mangiarlo tiepido oppure freddo, insomma quando volete, a colazione. Però aspettate un attimo, però prima, se volete proprio fare i golosoni e arricchirlo al top, io vi consiglio, non mettete questi ingredienti prima perché altrimenti si bruciano, metteteli dopo la cottura, noci pecan tostate e scaglie di cocco. L'abbinamento è pazzesco, però prima mi raccomando un collante, può essere miele, può essere sciroppo di acero, può essere sciroppo d'agave. Nel mio caso ho scelto lo sciroppo ai fiori di cocco, una bomba assurda, avrete delle soddisfazioni micidiali. Now, che dobbiamo fare? Ci tagliamo una fetta di pane, ci mettiamo sopra ancora un pochino di sciroppo, un po' di noci, quello che volete, e poi ve lo gustate con una bella tazza di tè che ho appena finito, e vi assicuro che è una merenda, come vi ho detto prima, da 10 lode, merenda, colazione per il weekend ma anche per la settimana, da quanto è facile. Io spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta. Sappiate che se ordinate tra i prodotti, insomma, che scegliete di Coro, dei prodotti i quali vengono rappresentati sul sito con delle foto più amatoriali rispetto a quelle professionali che ci sono, siccome sono prodotti nuovi, avete addirittura questo onere di avere la spedizione gratuita, quindi tanta roba. Se fate questa ricetta, taggatemi su Instagram o su Facebook, che a me fa sempre un botto piacere. Su Instagram poi trovate anche i reel delle ricette veloci che qua su YouTube non pubblico. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta con tutte le dosi, ingredienti, procedimento, scritta in modo il più possibile ordinato. Ci vediamo molto presto con una nuova ricetta.
mi raccomando, questa attendo feedback. A presto. Ciao.